Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla nuova parte! Yeah! Abbiamo scavato, abbiamo preso un bel po' di carbone. Faccio subito i video dopo che sono finiti, quindi mi riesco a ricordare tutto quello che succede grazie al cappio. Chiudiamo, sono spaventato, ho sentito dei rumori, anche se giorno. Allora, ho raccolto carbone che finalmente posso farmi delle belle torcine. Le torcine mi sembra che si possa farmele anche qua così normalmente, mi sembra. Tutte quante. Sì, il carbone o il carbone ovna. Adesso già che ci siamo vado al tavolo di lavoro. Che bello il tavolo di lavoro. Il mio tavolo di lavoro, tavoluzzo di lavoro. Ok, raccogliamo, facciamo un bel po' di roba in pietra. Facciamo prima, prima di tutto craftiamo un bel piccone in pietra. Leviamo il vetro che non mi serve un cazzo di niente. Per ora potrebbe servire lo stesso. Facciamo un'ascia. Leviamo i bastoncini che adesso non mi servono più un cazzo di niente. Per ora, facciamo una bella pala di legno che mi servirà, di ferro, il cazzo. Continuando, mi serve anche una bella spada di avete capito? Leviamo anche qua, non mi serve un cacchio. Leviamo anche un po' di seppioline. Leviamo la pelle, le seppioline me le tengo, mi sono buone. Mettiamo qua, poi mettiamo le seppioline qui, le torce qui e il piccone qui. Che altro posso creare che mi potrebbe servire? L'ascia che ce l'ho già. Facciamoci un altro picchetto, potrebbe servirmi. Se no facciamo questo per raccogliere, no, non ce l'ho tanto, che cazzo mi serve? Facciamoci un altro bel piccone. Ok, sono pronto per la mano scoperta. Ho in mano la sciabola, come sono qui. Sciabola, che cazzo ho detto? Perché ho detto sciabola? Ok, mettiamo un po' di torcione per vedere, per vederci meglio anche di notte, anche se dormo di notte, bello. Ok, mettiamocene una anche qua e cospargiamone fuori, proprio anche fuori mi serve di torce. Ne mettiamo uno sopra casa, proprio là sopra, una a terra. Momenti di lag, vabbè. Che bella, poi vediamo intorno se possiamo metterle un po', così possiamo vedere se di notte non voglio dormire, mi sveglio, voglio vedermi i mostri crepare oppure voglio vedere il movimento, anche se non posso vederli se tengo tutte queste luci di notte. Una bella paperella, ma quasi quasi me la metto in casa se vuole entrare. Mettiamo un altro po' di torce, anche se le ho prese tutte quante proprio per metterle intorno a casa mia. Ok, ho fatto casa mia. Posso andare alla mano scoperta oppure aspettare un altro po'. Vediamo un pochino cosa fare. Ciao anatra. Gallina, maialina. Si sciolgono. Non so che fare. Vabbè, forse mo andiamo a scavare, dai. Usiamo il piccone di legno. Possiamo fare una casetta qui. Anche se si fa sempre più buio. Raccogliamo un po' di pietra. Mi sa che voi non vedete qua, però qua che cos'è, cristallo? Ah, non vedo niente anch'io, è normale pietra. Per lontano sembrano diamanti, invece è pietra normale. Ma che bastardi. Guarda, carbone. Che qua, questo qua sarà un bunker. Il bunker di Suzuki. Vabbè, ci mettiamo qualche altra pietra qua. Il carbone che è troppo importante. Non mi ricordo come si crafta per fare la doppia porta. Comunque mettiamo un po' di pietre qua. Abbattiamo questa. Dai, staccati cacchio. Sono col piccone, distacchi bastardo. Ok,
mi sembra abbastanza bella. No, beh, questo qua col tetto grande mi piace. Usiamo il piccone. Dai, un bel ingresso. Con la lava intorno, l'acqua intorno. Possiamo farci una specie di bunker, che ce ne fotte. Ci mettiamo un po' di torce qua. Forse farò anche una trappola anti-mob. Ci metto qualche torcia intorno così che i mob non entrano. Questo qua non è una trappola anti-mob, ma è una normale galleria dove ci metterò qualcosa dentro. Non so che cosa ancora, però forse posso metterci la mia cesta. Mi sono dimenticato come si fa la cesta. Vabbè, inizia a laggare un po'. Si fa notte, notte fonda, non è neanche notte fonda, vabbè. Lui è da mangiare. Vediamo come sono buone queste cose. No. Non so come si mangia. Beh, andiamo a dormire. Buonanotte e sogni d'oro. Buongiorno. Casa mia, che bella. Ho fame, ho voglia di mangiare qualcosa, ma non so cosa. Che sonno. Troppo sonno, che cacchio. Vabbè, andiamo un po' a caccia. Tanto la spada ce l'ho. Vediamo qualche squirrel. Sento già delle capre, che buone, succulente. Oh, guarda, il mio bel bunker. Chissà se c'è entrato qualcuno stanotte. È troppo luce, non ci può stare un mob. Non so se è mob o bub. Beh, comunque, andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Un maialino, dai, per favore, un maialino succulento. Una pecora grigia. Vieni qua, pecorina. No, amore, stronza. Lana grigia data. Dai, vai. Lana bianca. Vediamo se trovo anche la lana marrone e la lana nera, però ho voglia da mangiare. Voglio da mangiare. Ho fame. Voglio mangiare. Sono triste. Oddio, non vedo niente. Devo stare attento vicino a sti fossi giganti. Non so come farò a riconoscere la strada di casa. Oh, guarda che bello. L'albero è cresciuto di nuovo e qua dentro ci sta qualcosa che mi piace. Quello che cos'è? Ah, è sabbia proprio forte, diciamo. Ci stiamo avventurando nell'erba normale dove dovremo dove possiamo trovare i porchi. Oh, un maiale. Sento un maiale. Ho sentito un maiale. Ho fame. Sentiamo l'odore del maiale. Sento l'odore del maiale cotto. Brustolito. La lombata arrosto. La costata di maiale buona. Cerchiamo. Ah no, la costata Daniele è ancora meglio. Però devo trovare un maiale, in questo gioco si mangia solamente maiale. E forse l'altro si mangia oltre al maiale. Ah, è vero, il pesce, però il pesce non me ne viene. Una mucca. Perché trovo mucche e non trovo maiali? Che palle, è brutto trovare solo mucche. Oh, mo cado giù, vediamo un pochino se mi posso buttare. È un suicidio. Però vabbè, se mi butto lo stesso, tanto lo tengo qua. Oh, beh, bang. Money in the bank. Tengo la canzone di Ali Benji nella testa, non riesco più a levarla. Allora, sono già 9 minuti di registrazione. Ok. Forse quasi quasi inizia. Non so che fare. Oh, buco. Caverna? Oh yes, fuck yes. Yes, ho detto. Oh no, dammi la pietra. Ok. Raccogliamo un po' di carbone. Raccogliamo un po'. Vabbè, le torce ce l'ho. Oh. Un albero fluttuante. Beh, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video quando entreremo nella caverna. E scaveremo nella caverna e farò anche una bella cesta.